Buongiorno, buongiorno. E che me ne andate? E questi di chi è? Scusa. No, non ti riprendo, no, non ti riprendo. Mi voglio soltanto provare un'occhiata. Mi voglio provare un'occhiata. Allora, ditemi come sto. Allora. Ehi, frate, come sono attaccato, do? Scusa, stanno attaccati, come si fa per prendere, scusami? Mi voglio provare un'occhiata, stanno tutti attaccati. Come prendo l'occhiali? Come questo? Allora, vedi, come sto con questo? Come sto con questo? Come sto con questo? Vediamo con questo. No, vediamo con questo. Con questo invece? Vabbè, questo è, diciamo, è... Con questo sto bene? Sto benissimo. Ma che sto bene? Allora, non questo andando, mi piace. Ah, questo qua, questo fanatico. Questo qua fanatico, questo qua. Vediamo un po'. Come sempre con questo? Sto meglio? Posso fare la puntata con questo? No, vabbè, dai. E non vedo, non sono graduati. Vabbè, allora facciamo così, là. Abbiamo fatto un po' di macello a questo. Gli occhiali Memo dove stanno? Questi sono, sì, sono questi. Questi sono. Buongiorno, grazie maestro, grazie. Buongiorno amici Chichiri, segui Maurizio. Come state? State bene? Arigato. No, non è cinese, che è boh. È come? Ah, indonesiana. Au revoir. Buongiorno. Amici di... Buongiorno. Amici di Chichiri, buongiorno. Oggi è domenica, abbiamo fatto una puntata domenicale e abbiamo detto, ma scusate, ma è vero che Matera è capitale europea della cultura? Ciao cara, ciao bella, ciao. È vero che Matera è veramente la capitale europea della cultura? Io mi voglio rendere conto, ma c'è così tanta gente? E in effetti sì, c'è tanta gente. Siamo qui in Piazza Ridola, una delle piazze più... Buongiorno. No, ho visto che sei simpatico, guarda. Non sono simpatico. No, vuoi salutare qualcuno? No. Allora, vuoi salutare? No. Tua sorella? Mia sorella sta qua. Tutta la famiglia. Dove sta tua sorella? È carina, almeno, vediamo. È carina. È bello fratello, bella sorella. Forse è questo. Ah, questa è la sorella. Sì. E questo chi è il fratello? Nipote. Ah, questo è tuo nipote. Il tuo fratello? Tutta la famiglia completa. Che bel nipote che c'ha. Possibile. Lo sa. Sembra, sai, quelli... Forestieri. Americano. Sì, Rocco Siffredi. Ah. Somiglia. Perché non somiglia? La testa di qua, volevo dire, somiglia. Ok, buona giornata. Stavo dicendo, in effetti c'è tantissima gente. Cioè, proprio, mi sembra... Visto che stanno le bancarelle degli occhiali, le cose dei cappelli, cioè, mi pare un albero bello, una Rimini senza il mare, cioè un questi no, c'è il San Mario, questi paesi, diciamo, albero bello, Amalfi, Positano, come dicevo, cioè io questa proprio vera e propria capitale della cultura, cioè questa differenza che doveva esserci tra le città, diciamo, turistiche e Matera, io sinceramente non la vedo. Maurizio, stiamo a camminare. Cioè, io sinceramente non la vedo. Vedo, diciamo, quelle orrende bandiere che il comitato, non il comitato, la fondazione Matera, diciamo, no, ha voluto fare per l'evento della proclamazione del 19 gennaio, ma buongiorno, ma scusate, cioè queste cose di cellofan, queste bandiere orrende di cellofan, messe così alla cavolo di... Guardate qua, attaccate così con lo scotch, col biadesivo, cioè questa è Matera capitale della cultura, vedi là sul balcone attaccate così, messi in zig the scotch, qualche molletta. Cioè, e questo è capitale per la cultura. Cioè, io immaginavo, non so, dei confaloni enormi, delle cose architettoniche, delle cose, dei simboli molto, ma molto più belli. No, chi sono fatte? Cioè, la cosa, cioè il comitato,
queste cose orrende di cellophane, di plastica, cioè per suggellare l'evento di Capitano per la cultura. Ma cioè, io sono convinto che questi qua, cioè, c'hanno una cassaforte piena di soldi, ma non c'hanno le chiavi. Non c'hanno le chiavi per aprire. Cioè, qua stiamo disputando un campionato di Champions League, abbiamo i giocatori di Serie C. Cioè, ma te rende come, cioè, come stiamo messi a mate? Cioè, eh sì, c'è tanta gente, vabbè, su questo non ci piove. Però, cioè, il discorso che fa la differenza tra Matera, capitale europea della cultura, e gli altri centri turistici, io sinceramente non la vedo. Ecco, vedi, stanno i venditori di come si chiamano, le mazze da selfie. Se andiamo più in là, forse sicuramente troveremo diciamo i venditori. Vuoi vedere che ci sono pure quelli, i venditori di cappelli, vuoi vedere? Se ci spostiamo da qua, ci sono i venditori di cappelli. Qua l'azienda che sta facendo i lavori, se c'è il parcheggio suo privato, si è fatto il parcheggio, giustamente. E il lato soffisso. Qui c'è la goccia di Azuma. Via me. Se ci troviamo un attimino, ecco, qua c'è la bolgia. Ecco, vabbè, no, cappelli non ci sono. Selfie, ma sono spariti gli occhiali. No, ecco, vabbè. Vabbè, ci sono i ricordini, vabbè, è giusto che ci siano. Ecco, questa è Matera, capitale europea della cultura. Cioè, io sinceramente non... Vabbè, lavori in corso, lasciati così. Ah, ecco, questo vi volevo far vedere. Magari poi facciamo la puntata sui mattoni, sull'orrenda mattonata che hanno fatto. Mi sa che non so quanto è venuta a costare, 300.000 euro, non ricordo. Allora, qui siamo a Piazzetta Pascoli, perché Giovanni Pascoli, quando era giovane, mi sa che la prima località per insegnare è stata qui a Matera, al liceo classico di Matera. E quindi questa, visto che qua, questa struttura che sta adesso riprendendo il Maurizio, era il vecchio liceo, Giovanni Pascoli ha insegnato proprio qua, diciamo da questa zona qua. Allora, qui c'è un casino, chi parla con l'altoparlante, cristiani che si facciano i selfie. E qui, se notate, Maurizio, seguimi un attimino, c'è il belvedere, no? Dove c'è la vista dei sassi, bellissimo, c'è una bellissima vista sassi, fin quando, no, gli occhi, che poi chiederemo pure ai turisti cosa ne pensano, perché i turisti non è che sono stupidi, sono intelligenti. Allora, Maurizio, è logico. Allora, vedi, se noi andiamo a vista d'uomo, ad altezza d'uomo, vedete, ah, che bello il panorama, i sassi, la cattedrale, vabbè, con la gru storica, che sono forse 20 anni che c'è quella gru. Però, Maurizio, ti prego, prova a abbassare un po' l'angolazione. Guardate i turisti, oltre a vedere i sassi, il panorama, guardate cosa guardano. C'è una discarica di monnezza a cielo aperto, tufi gettati là, copertone, guarda lì c'è un copertone, c'è un pneumatico, monnezza dappertutto, vedi qua, teloni di cellophane, cioè cemento, vabbè, stanno gettando il cemento dappertutto. Guarda su quell'altra, vedi, anche là vedi monnezza dappertutto. Allora, io, cioè, giusto che volevo fare una domanda ai turisti. Che... Buongiorno, i sassi sono belli, sì? Troppo belli, ma è questa discarica che vedete qui giù in basso? Quella no, per niente. Ma stanno lavorando? Ah, vabbè, lei da quanto tempo sta qua a Matera? Oggi. Io andavo all'elementare e c'era ancora questa cosa. Ha ragione lei. Beh, cioè... ci vorrebbe un po' troppo di occhio e rimettere a posto tutta questa porcheria. Così come abbiamo fatto la stazione di Boeri in un mese, non so se lei l'ha vista la stazione dei tre, bellissima, cioè questi sono anni che c'è questo scempio, questa... cioè allora magari uno si illumina gli occhi d'immenso a questo panorama bellissimo dei sassi, poi magari abbassa la testa e vede questo scempio, i copertoni, le gomme, monnezza, quel cielo, guarda una cosa veramente... Quindi è giusto così, grazie, buona continuazione qui a Matera. Quindi è inutile che intervistiamo altri turisti, perché, come si dice, non credo che un altro turista possa dire no, a me la monnezza mi piace. Poi, scusi signora, provi a guardare in basso, guarda quanto è bello. Cioè, oltre ai sassi, molto caratteristico quelli dei copertoni, quei rifiuti, diciamo, di edilizia.
No. Ha ragione. Possibile. Ha ragione. Io l'ho detto un sacco di volte al sindaco, all'assessore ai Sassi, scusate, ma sono anni che c'è questo scempio. Io non credo che il turista, cioè, si limita. Eh no, certo, uno guarda la cattedrale, la Madonna dell'Idis, bellissima, poi abbassa lo sguardo, guardate che c'è. Ha ragione, ha ragione. Bisogna darsi da fare. E quindi io diciamo che forse la mia forza non era tale da... Perché Matera merita, Matera merita. Merita la città, ma forse gli amministratori, non lo so, forse lasciano un pochettino... Ma può darsi che adesso gli amministratori sentiranno la voce anche dei turisti e quindi può darsi che si daranno da fare, accelereranno un po' questo ciclo di restauro e di ripristino di questa zona, che poi tra l'altro è una zona molto bella, molto caratteristica. Ok, grazie e buona giornata. Quindi vabbè, anche oggi abbiamo fatto la figura nostra, Maurizio, che magari... I turisti non si rendevano conto, dicono, vabbè, abbiamo visto che stanno facendo i lavori, però quando io ho detto guarda che sono anni che c'è questo scempio, penso che a questo punto forse il sindaco o l'assessore ai Sassi si renda conto di questa schifezza che sta qua, impalcature arrugginite da anni, qua se mi segui, qua, queste impalcature arrugginite da anni, cioè sono veramente anni, guarda Mauri, guarda qua. Guarda qua Maurizio, vedi queste impalcature lì, quelle impalcature di sostegno arrugginite, cioè il fatto stesso che sono arrugginite ti fanno capire da quanti anni si trovano. Poi vedi dove c'è quell'immobile senza tetto, non c'è più il tetto, vedi c'è quella palizzata in legno, cioè come protezione per messa in sicurezza c'è quella palizzata in legno tutta fragile, fradicia. Chissà da quanto tempo sta, quindi questa guarda qua quanta monnezza, guarda qua, guarda in fondo lì Maurizio, monnezza dappertutto. Allora magari i cittadini guardano i Sassi, poi abbassano la vista e vedono questo schifo. Vabbè, Maurizio, io ti ho detto, avevo iniziato questa puntata per parlare della pavimentazione, dei lavori della pavimentazione parziale, dello schifo che hanno fatto, però poi mi sono ricordato che c'era questo discorso obbrobioso che più di un cittadino materano me l'ha fatto presente, l'aveva detto, Emanuele perché non vai a piazza Giovanni Pasqua e guarda in basso c'è lo schifo, l'ho fatto, quindi mo vediamo un po' i nostri amministratori sordi e ciechi forse pure se correranno ai ripari e risolveranno questa cosa. Maurizio, accendiamo le scale, mo ti devi droppare. Vabbè, noi ci vediamo sempre domani con una nuova puntata, ma perché sono in controluce? E adesso con una nuova puntata di Chicchi ad Altamura, questa volta sempre intorno alle 14.05, subito dopo Canale 2 c'è. Amici, per oggi è tutto da Matera, starve buono.